Buongiorno, da Pirelli Italia Talent siamo tornati in un rally vero, siamo a Rally Città di Modena e quest'oggi voglio provare a farvi vedere come io vivo il mondo dei rally, come noi viviamo il mondo dei rally. Arrivo, andiamo. Sono le 6 di mattina e ce ne andiamo allo shakedown. Di cosa è per te un rally? Magari tu puoi aiutarci un pochino. Per me personalmente è vita, sicuramente, tutta la mia vita, la mia passione. È un insieme di tante cose, di sfida innanzitutto. C'è anche un po' di pazzia, Sì, ho diciamo. fatto il navigatore per 20 anni, sicuramente tanto a posto non lo devi essere, se no staresti a casa a giocare con la PlayStation, ecco. Ok, noi siamo arrivati qui allo shakedown, adesso stiamo facendo le prove del segnale qui in partenza. Diciamo lo shakedown è dove inizia l'azione del rally, perché prima ci sono le verifiche tecniche, sportive, poi da lì vengono qui allo shakedown dopo aver verificato e iniziano, diciamo, a testare la macchina su strada. I rally per me sono, facciamo la poetica, e vabbè, velocità per forza. Sono le competizioni anche automobilistiche, per come la vedo io, almeno quelle che appartengono di più alla gente, proprio perché sono fatte con i mezzi che la gente si può permettere, nel senso sulle strade. È la stessa cosa che ho detto ieri io in macchina con Giando, infatti, che questo è uno sport Ma lì perché vero, c'era Giando, è fatto che è Ruffiano, uno è fatto sport Ruffiano. vero, però dovrebbero partire un po' più tardi i rally, Però dovrebbero secondo partire un po' me. più tardi e Perché? arrivare un po' prima, quindi facciamo un po'. Ok. Il rally. Così alle 8:20 di mattina. Sveglia alle 6 per vedere posti che non vedresti mai. Tante cose, poi quando i rally sono impreziositi da questi ragazzi della nuova o quasi nuova generazione, è una gran bella cosa, davvero, specialmente quando ci si sveglia alle 6 la mattina e si è in prova speciale alle 7. Pazzo che cammina autoriprendendosi in mezzo alla savana. Un modo per cercare di guadagnare qualcosa. Onesto. Grande Ciao Flavio! Leo. Il sentirsi attivo, partecipe di qualcosa che tu lo senti come una gioia. Andiamo, Carlo! Andiamo, abbiamo finito Abbiamo finito lo per shakedown questa mattina. per questa mattina, abbiamo fatto i 300 miliardi di equipaggi, andiamo in assistenza. Siamo qui in assistenza, tu sei l'uomo dell'assistenza Sì, ormai, è quindi il mio habitat. siete il rally, cos'è per te il rally? A parte la Il sofferenza. rally per me è stato inizialmente lavoro e poi si è trasformato nella mia routine, nel mio ambiente dove riesco a gestirmi, dove so cosa fare, ecco, un posto dove so dove muovermi. Mamma mia ragazzi, che capelli, oggi una giornataccia. Comunque qui alle mie spalle c'è il secondo step di gara, dopo lo shakedown, dopo che hanno testato le macchine, i piloti vengono qui, fanno la pedana di partenza e inizia la competizione. E questo, diciamo, è l'inizio di un rally. Siamo giunti forse alla fine della prima giornata del Rally Città di Modena. Sono qui al montaggio, ho visto cose che voi umani non potete immaginarvi. La mia giornata era partita con un'idea, con una voglia di raccontarvi il rally in un certo modo e si è completamente persa durante il giorno. I rally sono, tra virgolette, confusione. Il rally è in continua evoluzione, ecco, diciamo così, e anche la mia giornata lavorativa ovviamente va di pari passo con la gara. Questo rally Città di Modena per me è veramente duro, non pensavo così tanto, la prima giornata è stata devastante tra
i banchi immagine per le dirette, le riprese, lo shakedown in diretta. Ho cercato di un po' di farvi capire com'è stata l'evoluzione di questa giornata, ma sicuramente adesso ne sono certo, di fronte al computer ho quasi fallito. E quindi chiedo l'aiuto da Carlo Pastorelli, che saprà dirmi allora sicuramente perché ho fallito questo tentativo di raccontare un rally. È possibile raccontare un rally? Non sai mai che cosa ti aspetta quando vai in prova speciale, dove andrai a riprendere, cosa andrai a riprendere, quanto starai a riprendere. È una cosa che di momento in momento devi saper gestire. So solo che adesso dobbiamo ricordarci le batterie della telecamera, le batterie della GoPro, le batterie del paretto. Mamma mia. Matteo deve preparare. Montare questo video. No. C'è solo una certezza. Che moriremo giovani. Esatto. Io un po' meno, sono un po' più fortunato, però insomma, questa è l'unica certezza. Io ringrazio il buon Carlo Pastorelli, che mi ha veramente dato la chiave di lettura finale, perché i rally sono questo, ragazzi, sono panico allo stato puro, anche perché non so quello che devo fare, questo è il problema. Cioè, io ormai sono il re dell'improvvisazione, ragazzi, a me devono chiamare per i paesi per fare lo showman dell'improvvisazione, del freestyle. Cioè, ormai tutti questi video sono diventati puro freestyle, ragazzi. In campo gara è difficile.